Barriere architettoniche e lavori pubblici. C'è un po' di tutto nell'intervento di oggi dell'ex assessore di Giovan Giacomo in questa conferenza stampa. Sì, questa è una conferenza stampa non di carattere politico ma solo di sprono per l'amministrazione comunale affinché alcuni provvedimenti, fra cui il PUT, barriere architettoniche, alcuni lavori che erano già in procinto di essere approvati, perché la delibera del PUT e l'abbattimento delle barriere architettoniche, facciamo anche un'amministrazione insieme a quelli delle carrozzine, cioè fu fatto una delibera già firmata da me, dal dirigente, già inserita all'ordine del giorno del Consiglio, dove raccoglieva tutte le esigenze di quella poi quell'amministrazione che facemmo insieme a loro per il centro della città, per il superamento delle barriere architettoniche. Dunque non vedo il motivo per cui non approda in Consiglio per l'approvazione. Mentre per quanto riguarda i lavori pubblici c'è tanto da parlare, ma un progetto mi preme in particolare perché l'approvazione della riqualificazione dell'area verde a San Nicolò della Carlo Febbo, perché è un progetto che è stato depositato a maggio del 2016 e ancora non viene approvato, validato e portato in gara d'appalto. Non riusciamo a capire le motivazioni, cioè anzi le motivazioni le sappiamo, però vogliamo un attimino spronare l'amministrazione affinché si impegni un pochino di più alle questioni della città, non alle beghe diciamo all'interno della maggioranza. E su questa crisi in corso al Comune di Teramo? Purtroppo la crisi, questi sono i risultati, sono provvedimenti importanti per la città, pronti per l'approvazione, si divertono sulle spalle della città a discutere, a litigare per problemi loro personali, non si interessano alla città. Ne uscirà il sindaco? Io penso, non lo so, mi auspico e mi auguro di sì, però non vedo purtroppo soluzioni perché ogni giorno la situazione si aggrava sempre di più e anzi la situazione peggiora rispetto a quello che era 6 mesi fa, 7 mesi fa, un anno fa. Voi volete andare alle elezioni come lista civica? No, noi non vogliamo andare alla selezione, noi vogliamo che la città riparti un attimino perché ci sono problemi importanti anche per quanto riguarda il PUT, il finanziamento per esempio di 5 milioni e mezzo sulla mobilità sostenibile, sulla riqualificazione culturale della città, non riusciamo a capire a distanza di un anno e mezzo, eravamo i primi in Abruzzo, il progetto nostro fu ritenuto il primo in Abruzzo e da oggi ancora non se ne parla, non se ne discute. Questi sono i problemi grossi della città, i finanziamenti poi si perdono. Abbiamo l'altro giorno è uscita la notizia che sono stati dirottati 10 milioni di euro, non riesco a capire i 5 milioni e mezzo di euro che fine hanno fatto e non vorrei che anche questi 5 milioni e mezzo di euro si perdessero. Se le elezioni servono a guadagnare finanziamenti, a riportare la città al centro dell'attenzione, ben vengono le elezioni.